Siamo a Corenno, nel comune di Tervio, in uno degli angoli forse più incantevoli dell'intera provincia di Lecco. Un borgo dove tra vicoli tortuosi, silenti selciati e ruvidi portoni dal sapore antico, sembra davvero di vivere in un mondo a parte, lontano dal frastuono della modernità. Un abitato ricco di atmosfere lontane, dove, tendendo l'orecchio, sembra quasi di sentire ancora il vociare dei borghigiani che nel Medioevo dovevano attraversare queste contrade. E in effetti il Medioevo è il protagonista assoluto di queste zone, non solo per l'urbanistica del borgo che probabilmente ricalca quella che doveva essere presente negli ultimi secoli dell'età di mezzo, ma anche per le testimonianze monumentali che il Medioevo ha lasciato in queste aree. Mi riferisco alla chiesa di San Tommaso di Canterbury e all'imponente castello della famiglia degli Andreani, che ancora oggi, a distanza di secoli, vigila placido ma guardingo su questo antico borgo di Corenno e sulle sponde dell'Aria. Siamo nell'area del moderno porticciolo di Corenno e da qui possiamo vedere il borgo, una zona che nella sua impiantistica generale può essere fatta risalire al Medioevo. Le notizie storiche parlano di Corenno in riferimento sempre a attacchi al castello e a scorrerie che l'avevano investita via lago. Quindi sicuramente il borgo medievale, che aveva le scalotte intagliate nella roccia e aveva dei portoni per chiudere gli ingressi, doveva avere anche un porticciolo protetto, forse non lo stesso che vediamo oggi, che è del 1900, ma sicuramente in questa posizione. Qual è la storia di Corenno? Le prime notizie risalgono agli anni intorno al 1000, quando Corenno, unito ad altri borghi, Dorio e Dervio, combatte contro la Repubblica delle Tre Pievi, Dongo, Gravedona e Sorico. Poi, in seguito, Corenno viene coinvolta nelle vicende delle lotte tra Como e Milano, perché qui c'era la dominazione di Milano. Nel 1271, infatti, l'arcivescovo di Milano, Ottone Visconti, crea il feudo dandolo alla famiglia degli Andreani. È ora di andare a scoprire uno dei simboli di Corenno.
Siamo di fronte al Castello degli Andreani. È un castello risalente al XIV secolo con i Visconti, che è stato appunto costruito per la difesa del territorio, e noi possiamo riconoscere che è Castello Andreani dallo stemma che appare sopra il portale, con il leone rampante e il castello turrito. Una costruzione possente, come è possibile verificare da un tour intorno alla cerchia muraria. Come si può vedere, il castello poggia proprio sulla roccia, quindi è a strapiombo sul lago. Questa è una caratteristica del castello recinto. Questo è il punto maggiormente fortificato, dove sorge la torre più possente e dove ancora si possono notare le feritoie dalle quali arcieri e balestrieri potevano tirare sugli assediati. Inoltre, attorno a tutta la cinta muraria correva il fossato profondo. Questo impediva l'avvicinarsi delle macchine d'assedio. Alle nostre spalle vediamo la seconda torre, quella forse più imponente. Sì, questa sicuramente è la torre più possente, era il luogo di rifugio in caso di incursione, quando ormai il nemico poteva entrare all'interno del castello stesso. Vigila verso il settentrione, perché appunto doveva anche salvaguardare il passaggio di eserciti provenienti dalla Valtellina. Questo castello è ricordato nei lunghi anni della sua storia per avere difeso la popolazione dalle incursioni, dalle invasioni, sia da eserciti regolari, ma anche da piccoli gruppi che dall'altra parte del lago o da altri borghi venivano per assaltare Corenno. E perché venivano a Corenno? Perché Corenno era un borgo piuttosto ricco, dove si coltivava la vite, dove si coltivava l'ulivo, e quindi c'era una ricchezza che poteva essere depredata e servire poi per arricchire.
siamo qui all'interno del castello recinto di Corenno, un castello che faceva parte di un sistema di fortificazioni di tutto il territorio d'Erviese. Abbiamo quindi a Corenno questo castello recinto, abbiamo su la torre e il mastio il castello di Orezia e poi c'era un castello anche vicino alla riva del lago davanti alla chiesa plebana. Castello recinto è molto semplice, formato da una cortina muraria e da due torri. La cortina muraria recingeva uno spazio quadrangolare dovuto anche alla morfologia del terreno ed era completa, quindi andava anche sulla parte verso occidente che poi è stata successivamente abbattuta nell'Ottocento quando il castello non serviva più come elemento di difesa. Abbiamo poi le due torri, una torre piatta chiamata Torre a Vela che vigila sulla parte meridionale e sul lago e quella torre molto più solida e molto possente che guarda invece verso nord. Questa sicuramente era anche l'ultima difesa in cui si riunivano gli abitanti di Corenno in caso di incursione. La zona qui è indubbiamente strategica. Ma gli Andreani non ci hanno lasciato soltanto il castello che abbiamo appena visitato, ma anche un'altra opera, un'opera che unisce arte e spiritualità e che ancora una volta testimonia il profondo legame che nei secoli ha unito il borgo di Corenno ai suoi signori. Siamo al di fuori della chiesa che sorge accanto al castello e che porta l'insolita intitolazione a San Tommaso di Canterbury e qui possiamo notare le celebri arche degli Andreani. Sì, le arche trecentesche della chiesa di San Tommaso di Canterbury sono delle tombe, delle vecchie tombe che passano dall'inizio del 1300 fino alla fine del 1300. Si notano tre stili architettonici diversi. Probabilmente nel sagrato c'era un vecchio cimitero che è stato poi successivamente spostato. E lì possiamo notare l'arca più antica. L'arca più antica è quella posta sulla destra della facciata principale della chiesa di San Tommaso di Canterbury, è in stile romanico, la datazione è intorno agli inizi del 1300, vediamo il tetto costituito in lastre di pietra e l'alternanza di pietre, abbiamo lastre di marmo bianco e calcare nero. Particolari sono i capitelli con questi volti espressivi simili a quelli della vicina abbazia di Piona realizzati dai campionesi. Arche che sono state recentemente restaurate. Sì, esatto. Le tappe metodologiche di un buon restauro si possono brevemente enunciare in una pulitura, consolidamento e rafforzamento delle superfici e finale protezione per salvaguardare il bene. Questo restauro è stato possibile soprattutto partendo dai contributi della provincia di Lecco, della regione Lombardia, dalla fondazione della provincia di Lecco, nonché da contributi privati, che permettono iniziative atte a tutelare, conservare e trasmettere beni importanti dal punto di vista storico ed artistico. Le arche rappresentano una testimonianza unica per il nostro territorio. Nelle chiese, infatti, non possiamo trovare niente altro di simile. Ma le orme lasciate impresse dal Medioevo nel fluire del tempo di Corenno non si fermano qui. Un altro splendido esempio lasciato dall'età di mezzo in questo piccolo, abbiamo visto prezioso borgo sulle rive dell'Ario, la possiamo trovare all'interno della chiesa.
Siamo con Giovanna Virgilio, storica che si è da sempre occupata del patrimonio artistico del nostro territorio. La chiesa di San Tommaso di Canterbury presenta delle belle sorprese. Certamente, l'interno della chiesa conserva dei notevoli resti di affreschi medievali, anche se appartengono non tutti alla stessa campagna decorativa. Fra i più antichi, sicuramente, questa figura di Santo Vescovo, probabilmente identificabile in San Tommaso di Canterbury, il titolare della chiesa. Fu martirizzato nel 1170 e canonizzato dopo soli 3 anni. Risale al secondo quarto del 300. E alla stessa epoca appartengono anche questi apostoli, tra i quali distinguiamo San Bartolomeo, che tiene in mano il coltello, strumento con il quale egli venne martirizzato. E poi una nuova serie di affreschi interessante si può notare nei pressi dell'altare. Certamente, ci avviciniamo ad osservarli. Nello stesso clima culturale e artistico degli affreschi poco fa commentati, si inserisce la bella Adorazione dei Magi nei pressi del presbiterio. L'affresco si contraddistingue per la particolare ricchezza di notazioni descrittive e di costume. Notiamo, per esempio, la preziosa eleganza delle vesti, che sono orlate di ermellino. Inferiormente, 3 affreschi di fattura più popolareggiante, che raffigurano San Leonardo, la Madonna del Latte e un santo vestito con l'armatura. Dall'altra parte notiamo una scena di martirio. Osserviamo un riquadro con 2 santi. Questo affresco appartiene a una fase successiva rispetto all'adorazione, anche se comunque entro il 1356, anno della riconsacrazione della Chiesa. L'identificazione dei santi è agevolata dalla presenza delle iscrizioni. Si tratta di Santa Apollonia, che sta per subire il martirio, e di San Gottardo. Sono affreschi di fattura elegante, raffinata, e ciò che colpisce anche in questo caso è lo sguardo indagatore dell'artista, che descrive con accuratezza le venature del legno e gli strumenti del martirio infilati nello scollo e nella cintura del carnefice. Un abitato che ha saputo attraversare le nebbie del tempo, un imponente castello, teatro di fatti d'arme, una chiesa affiancata dai monumenti funebri degli antichi signori di queste terre. E quanto Corenno può offrire a coloro che decideranno di fare visita a questo antico borgo, dove, posso assicurarlo, l'immaginazione corre lontana. Thank you.